Ciao amici, ho una domanda per voi. Ma perché viviamo in un mondo dove le cose considerate buone sono quelle che fanno male? Io non lo capisco. Io sì. Nel mondo di Simona, le cose buone che danno soddisfazione sono anche quelle che fanno bene e fanno dimagrire. Questo è un bel vivere, almeno. Faccio venire nel tuo mondo? Io sono al supermercato adesso. Essere trendy e sani con Simona è facile, basta sapere quali sono i cibi da evitare quando facciamo la spesa per stare bene e non ingrassare. Ma io non so quali sono però. Facciamo un gioco, tu fai la spesa per un menù estivo, giornaliero, come lo faresti normalmente, dalla colazione fino alla cena, e io cerco di aiutarti da qui. E poi vediamo il punteggio dimagrante del menù. Vabbè, io provo a evitare il peggio, dai, speriamo bene. Se vi piace questa idea, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Eccomi, per cominciare facciamo colazione con uno yogurt alla frutta. E cereali. Lo yogurt con la frutta è dolcificato con lo zucchero bianco, nemico dell'intestino. Invece di arricchire la flora batterica, la disturba ed è anche pieno di grassi. I comuni cereali per la colazione sono spesso farine raffinate di cereali, a volte scomposte e ricomposte. E poi non manca mai lo zucchero tra gli ingredienti. Controlla! Ho capito, allora a metà mattina uno spuntino sano, per esempio succo di frutta e frutta secca candita. Questi sono punti assicurati. Mi dispiace dirtelo, ma i succhi di frutta industriali sono un concentrato di zuccheri con un lontano ricordo dei nutrienti della frutta. Pensa che uno studio scientifico ha dimostrato che fanno venire la cellulite perfino ai bambini, anche ai maschietti. E per la frutta secca, meglio evitare quella candita perché è dolcissima. Sono calorie vuote e zuccheri in eccesso che impediscono di entrare nella zona bruciagrassi. Sto su qualcosa di classico, pane, buon pane, e formaggio, sempre genuino. Nessuno dice che esageri, ma occhio a cosa scegli. Il pane bianco non è un alimento dietetico. La farina bianca ha spesso più calorie che nutrimento. E quel tipo di formaggio è troppo ricco di grassi e gonfia tanto la pancia, disturba l'intestino. E in più, se fai un lavoro sedentario, non hai bisogno di tante calorie e grassi a pranzo. Ci riprovo per l'aperitivo, mancano solo due punti. Cosa faccio? Ecco, queste patatine sono leggerissime. È un buon vino rosso, perché so che ne hai parlato anche tu nei tuoi video. Sì, è questo. E a proposito di video, per seguire tutte le novità, iscrivetevi al mio canale. È facile, basta un click così. E attivate la campanella delle notifiche. Cosa hai scelto? Patatine e vinello? Ai ai ai, lo sai anche tu, le patatine e il vino non sono alimenti dietetici. Nelle patatine trovi solo carboidrati, grassi e spesso additivi chimici. E il vinello avrà anche gli antiossidanti, ma è un pieno di zuccheri da evitare se si vuole restare in super forma. Beh, per cena ti stupirò, un po' di affettato per stare leggera. Ecco, anche magro. Beh, alla fine della giornata non ho mangiato dolce tutto il giorno, almeno un gelatino. La gratificazione va bene, ma in questo modo gratifichi la tua linea, nel senso che si allarga e si allarga molto piacevolmente per lei, ma non per te. Ecco Squaletto con il punteggio dimagrante del menù.
E che cavolo! Ecco sì, il cavolo è un cibo dietetico. Scherzi a parte, ci sono moltissime cose buone che si possono mangiare anche in un regime dimagrante. State sintonizzati, ve le farò vedere tutte nel prossimo video. Condividete questo video con i vostri amici, così anche loro potranno smettere di comprare cibi che ingrassano e non passare l'estate gonfi come palloncini. E io vi aspetto al prossimo video con i consigli su cosa comprare, cosa mettere nel carrello per dimagrire in estate e stare bene naturalmente. Ciao! È attivata. Poi vediamo.